Ciao ragazze, oggi vi mostro come ho realizzato questo trucco ispirandomi a una delle mie bras preferite. È una challenge che sta spopolando sia su YouTube sia su Instagram, quindi ho voluto partecipare anch'io. Parto applicando una crema idratante, questa è bio, ma trovate giù nell'info box la lista di tutti i prodotti che ho utilizzato, in modo che se qualcosa vi sfugge potete consultare il box. Adesso con questo ombretto in crema di MAC, che è il Soft Ochre, vado a creare una base uniforme sul mio occhio, non vado ad utilizzare un primer. La protagonista indiscussa di questo trucco è sicuramente la Sweet Peach di Too Faced, da quale prendo questo marrone e vado a creare un'ombreggiatura nella piega. Adesso con un nero opaco vado a ricreare una sorta di eyeliner, però molto molto particolare come potete ben vedere, e poi successivamente con un pennello da sfumatura più piccino e piuttosto preciso vado a sfumare il tutto. Con l'aiuto di un correttore vado a tagliare la crease, questo è di Essence, mi trovo abbastanza bene, e poi mi aiuto con un pennello per stenderlo meglio. Vado adesso a correggere la mia occhiaia che è terribile, non riuscivo a proseguire, quindi ho deciso di appunto correggerla con il Maybelline Instant Anti-Age e poi successivamente vado ad illuminare con lo stesso correttore di Essence precedentemente utilizzato e sfumo il tutto con la Beauty Blender. Adesso con il color pesca presente all'interno della palette vado a riempire tutta la palpebra e poi successivamente con un marrone opaco vado tra il nero e il pesca in modo da fare una bella sfumatura graduale e sfumo il tutto. Con il bianco shimmer della palette vado ad illuminare sotto il sopracciglio e all'angolo interno dell'occhio e con lo stesso nero di prima vado nella parte sottostante e vado fino all'angolo interno a ricreare, vedete, questo angolino un po' più ampio nella parte appunto interna, e vado sempre a sfumare il tutto. Applico ciglia finte e intanto anche sistemato le sopracciglia e vado ad illuminare con una matita bianca che in realtà non si vede tantissimo. Questo è l'effetto degli occhi e a me piace tantissimo, spero piaccia anche a voi, è un trucco un po' particolare. Adesso passiamo al viso, con il fondo di Essence, il Fresh and Fit, vado appunto a stenderlo su tutto il viso, è un po' chiaro però poi un po' ossida quindi ci sta, e con lo stesso correttore di prima vado di nuovo ad illuminare, ho usato tantissimo prodotto ma giuro che tutti i giorni non applico neanche il fondotinta, questo è un trucco un po' più particolare quindi ci tenevo che la base fosse perfetta, però tutti i giorni vi ripeto non metto neanche il fondotinta. Sfumo bene il tutto con la spinetta di prima e con un pennello vado nelle parti un po' più interne. Incipio tutto il viso, non faccio baking perché ultimamente la pelle è super super secca, e con una terra fredda vado a ricreare le ombre che il fondotinta mi ha cancellato del tutto, quindi sotto lo zigomo, sul naso, sulla fronte, insomma soliti punti, e vado a sfumare bene con la spugnetta. Passo al blush, questo è di Nabla ed è Coralia, che io amo perché è un color pesca stupendo, e appunto lo applico sulle guance. Passo poi a fissare la mia base con uno spray fissante di Essence e faccio la figa con un sventolandomi con un ventaglio. Adesso, prima che lo spray si asciuga completamente, vado con l'illuminante. Guardate questi illuminanti quanto sono belli, veramente bellissima questa palette, ve la consiglio tantissimo, costa poco ma è proprio eccezionale, raga, non potete non averla. Per quanto riguarda il trucco labbra, vado ad utilizzare una quantità di Essence, quelle automatiche che io adoro, sono bellissime anche da rossetto, e poi al centro delle labbra, come negli anni 90, questo colore chiarissimo, e questo è il trucco finito. Spero vi piaccia, io mi sono divertita tantissimo a ricreare questo look, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!